Passione per i colori rossazzurri, attaccamento alla maglia ed il Catania come protagonista assoluto della giornata dell'orgoglio rossazzurro, l'evento organizzato dalla Curva Nord che ha visto la nutrita partecipazione del pubblico con tribuna A e Curva Nord aperte ai tifosi. Tante le vecchie glorie rossazzurre protagoniste nel pomeriggio del Massimino. Da quelli degli anni 70 come Leonardi e Chiavaro fino agli anni della Serie A con i vari Mascara e Pantanelli, è proprio l'ex Topolino rossazzurro ha rivissuto i fasti del passato con un gol da centrocampo mentre il portiere si cimentava in attacco, segnando addirittura di testa, e mentre sugli spalti si inneggiava i colori rossazzurri, arrivava la notizia del possibile ritorno di Pietro Lo Monaco a Torre del Grifo. Ma penso che non ci possa dire niente, i tifosi sono stati sempre vicino alla squadra in qualsiasi momento. Sono stati 12° uomo in campo a supportare la squadra e a incitarla, sia nei momenti belli che nei momenti brutti. Sappiamo che no, com'è andata la stagione, speriamo che dal prossimo anno si possa ricominciare da zero e ripartire. E ritornare soprattutto dove al Catania gli compete. Per me è una grande gioia sempre ritornare a Catania, perché ho vissuto 7 anni della mia vita e della mia famiglia meravigliosi. Ho lasciato tanti amici e dopo tanti anni ho un grande onore, per me è un onore immenso venire a Catania, perché Catania è la mia città, è come Napoli, ma come sono voluto bene qua è qualcosa di indescrivibile. Sarò per sempre riconoscente a questo popolo, a questa gente che è qualcosa di magnifico. Oggi è domenica e ci stanno più di 5.000 tifosi qui allo stadio Massimino e penso chi ha la fede rossazzurra è qualcosa di fantastico. Io sono grato per tutta la vita ai tifosi del Catania e al calcio Catania.